Yandere, 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 tutti per lo ciu-ciu! Buongiorno e buonasera dal vostro Zuirito, ragazzi e ragazze, ed eccoci qua in questo nuovo episodio di Mixor. Non vedo l'ora di riprendere la Yanderella al sapore di latte al miele perché la voglio pregustare. La voglio pregustare! No, comunque, facciamo i seri. Dopo che abbiamo potuto assistere a Kentaro che si è fatto infinocchiare, carissimo, tu devi dare i soldi senza neanche accertarti di farti dare qualcosa in cambio. Hai mai visto Fullmetal Alchemist? Che per ricevere qualcosa bisogna dare in cambio un qualcosa del medesimo valore. Le dicevi questo? E così lei ti avrebbe dato prima il budino e poi tu i soldi. Sei un coglione, Kentaro! Sei un coglione! Vabbè, detto questo, vediamo un po' cosa possiamo trovare qui nella stanza, sempre latte al miele, armadio. Che c'è una differenza? C'è una nota nel taschino del giubbotto qui. Mamma è morta oggi. Sono tutto solo adesso. Almeno ho qualche soldo, giustamente. Papà li ha lasciati per me. Andrà bene per un po'. Da adesso in poi dovrò vivere da solo per i fatti miei. Che possa aver scritto questo prima di perdere la memoria? E abbiamo avuto la nota 2. Non c'è nient'altro. No, andiamo a dormire, dai. Non è che adesso entra veramente? Non capisco il senso di mettere questa animazione ogni volta che si va a dormire se poi non succede nulla. Giorno 4. Mille fiori. E che siamo ad un centro commerciale? Che è qua? No, aspetta, no, no, no! Una specie di parche. Non riesco a capire che cacchio sia. Comunque, diversi mesi sono passati da allora. Ho trovato Ricana in città. Oh, l'abbiamo trovata finalmente! Ho seguito Ricana in modo da non perdere nessuna traccia. L'ho raggiunta e ho preso la sua mano con forza. Oh, hai finito di fare la stronza? Ah, no, chiamiamola per nome, dai. Ricana! Cosa? Non toccarmi! Hai tirato la testa fuori dal sacco, maledetta stronza. Sorellina? Oh, bella la musica che ci sta. Molto, molto ganza. Sei un cazzone? Stai ancora dicendo quella merdata. Che bello parlare con tanta volgarità come fa lei. Non c'è nessuna cazzo di possibilità che io possa essere la tua sorellina. Un bel paio di ceffoni, no? Scuola. Certo che era una bugia. Tutto quello che volevo erano i tuoi soldi. Intendo, tu sei stato colpito da un'auto. Sei un single perdente. Vabbè, però siamo ricchi. E hai perso la tua memoria. E sono stata la prima a trovarti. Quindi ho preteso di essere la tua sorellina per avere dei soldi. Un classico. Penso di aver fatto un bel lavoro. Ma sei proprio una grandissima figlia di buona mille fiori. Ma lo so, sebbene fosse troppo bello per essere vero. Ma wow! Le persone sono veramente molto facili da prendere per il culo. È stato anche meglio di quanto mi aspettassi. Di solito sono la tipa che viene ingannata tutte le volte, quindi so come ci si sente.
Oh, cavoli, la tua faccia adesso è così grandiosa. Ti senti come se volessi morire adesso? Anche qui le scelte di morire o non voler morire, però almeno a questo giro ci toccherà a noi rispondere sulla nostra persona. Iniziamo con il bad end, che sarebbe voglio morire. Andiamo con il suicidio. Cosa cavolo succederà adesso? E allora perché non muori? Infatti! In quel momento qualcosa dentro di me scattò. Io spinto di cana in mezzo alla strada. Wow, che è su wow? Ricana è stata investita da un'auto. Ed è morto. L'abbiamo ammazzata! Ho ucciso Ricana! Complimenti, complimenti. Non potremo più mangiare budino al miele, ma ce ne faremo una ragione. Quando sono ritornata ai miei sensi, stavo correndo. Qua sta dicendo che non vuole che qualcuno sospetti di lui per questo omicidio e che se ci saranno testimoni li ucciderà uno ad uno. È diventato un serial killer. Sta continuando a correre. Una luce, diciamo, ha riempito il mio campo visivo. La luce stava venendo da una macchina. Oh no! Ricana, mi dispiace, sarò lì, per vederti presto. Proprio Romeo e Giulietta per la seconda volta. A questo punto facciamo anche il secondo finale, il true end. Andiamo adesso dritti dritti con il true end, con la scelta non voglio morire. Capisco. Sei piuttosto disgustoso, sebbene seriamente, potresti non guardarmi? Puzzi anche, non ti fai mai un bagno? Ridammi i soldi indietro. Non ha voglia di ritornarceli? Me li hai dati di tua spontanea volontà. Che bello, che bello. Quando tu passi i soldi ad una persona, è come un dono. Spero che aiuta tutto questo. E infatti ormai, carissimo Cantaro, e i soldi puoi veramente dire addio. Io ho condotto una vita piuttosto interessante fino adesso a causa dei debiti di mio padre. È stato un vero fardello. Di solito pensavo, perché devo vivere in questo modo quando non sono i miei debiti? Quindi forse volevo soltanto qualcun altro che sentisse un po' del dolore che ho passato. Ho cercato di trasmettere a loro quanto fosse merdosa la società o qualcosa del genere. Ma in realtà volevo soltanto dei soldi. Stavo pensando di vivere per fatti miei, quindi abbandonare il padre da solo nella sua casetta. Praticamente ci sta mandando a fanculo. Quindi buona fortuna, cazzone. Perché cantare è veramente un cazzone. Ricana se n'è andata via.
Sebbene lei abbia detto queste cose orribili, sebbene lei mi abbia, cioè, imbrogliato e rubato i miei soldi, io ho iniziato a camminare. Cioè, continuavo a non crederci. Cioè, Sergina Gherigana praticamente ha voluto parlare con lui soltanto per prendere i soldi. Già. Questa è la vita, carissimo. Purtroppo esiste molta, ma molta gente di merda. Io ho ancora creduto in Ricana. Ho cercato di credere in lei. Sebbene lei non sarebbe più tornata da me. Sebbene lei non mi avrebbe più chiamato fratellone di nuovo. L'avrei riempito di schiaffi proprio. Perché è una stronza. Non correre senza guardare dove stai andando, stupido, è pericoloso. Qualcuno l'ha sgridato. E io continuo ad andare avanti. Complimenti, Kantaro. Allora accadde. Cosa? Fui colpito da da un'auto. Oh, povero me. Oh, alla fin fine è stato investito per la seconda volta. È fortunato il ragazzo. Baciato dalla dea della fortuna. Sento delle sirene. Cioè, non è morto. Un'altra volta in ospedale. Finale vero. Il denaro è tutto. Mixore ci dà un importante insegnamento. Mai fidarsi di loli che non abbiamo mai visto nella nostra vita, perché ci verranno a dire di essere nostre sorelline, ma solo per il dio denaro. Comunque, questa route non mi è piaciuta molto. Non è successo nulla di che, ed è tutto fuorché Yanderella. Molto molto deluso. Spero nel cappuccino, perché al momento l'unica che mi piace è quella al latte alla fragola. Vabbè, se volete commentate, io sono rimasto veramente molto molto deluso. Alla prossima con i miei futuri video. Ciao ciao ragazzi e buon fine settimana con una bella pizza.